A nuovo Igea Stadium si affrontano le prime due della classe. Da una parte Pietracuta allestito dal DS Sandro Conti, soprannominato da noi in tono affettuoso i Joker dei DS di prima categoria. Conti punta infatti a ritorno in promozione a distanza di due anni. Dall'altra parte l'Igea, che oltre ad essere la piacevole sorpresa di questo torneo, gioca un calcio divertente e propositivo all'insegna del vannismo, che la fa da padrona. Proprio questo test ci aiuta ad entrare nel pensiero di Gabriele Vanni. Secondo me si sono affrontate due squadre che lotteranno fino alla fine. Adesso in ogni caso arriveranno nei primi posti. Per noi è stato un bel test, perché avevamo bisogno di una partita di questo tipo per capire realmente la nostra forza, e oggi ho avuto la dimostrazione che, oltre secondo me a fare anche del buon calcio quando ci sono le condizioni, abbiamo dimostrato anche carattere, determinazione e compattezza, che poi sono gli ingredienti che servono poi alla fine anche per fare dei risultati importanti. Che sia una partita molto sentita tra le prime due della classe si capisce fin dalle prime battute iniziali, quando Pirini colpisce Fabbri, che recita perfettamente un atto di dolore che porta all'espulsione del centrale ex Bellaria. Siamo solo al 24esimo e la partita per l'Igea cambia decisamente. Dalla punizione nasce più un tentativo rossoblu verso la porta avversaria, senza però trovar fortuna. L'Igea, ordinata e attendista, si mostra per la prima volta dalle parti di Lasagni, con un'azione che ha come terminale l'offensivo Bellavista. Mira per lui, in questo caso, da dimenticare. Il Pietracuta invece ha quella foga che spesso la rende precipitosa nelle conclusioni. Del resto Balducci innesca uno scatenato all'Ilai, il quale spara addosso a Rossi, bravo a respingere la sua conclusione, aiutato infine nel disimpegno da Abbondanza. L'Igea, che sa aspettare, si prende la scena quando fa urlare a gol il pubblico amico, azione che nasce dalla destra. Carestia prolunga di testa per la corrente di Diop, che sempre di testa spedisce al lato. Fratti dall'altra parte a prendere la lezione, anziché concludere di prima intenzione aspetta la discesa di Bonini. Servito, si aggiusta il pallone, si accentra e lascia partire un destro indirizzato all'incrocio dei pali, sul quale Rossi risponde presente. Pietracuta ancora vicino al gol, Luca Grossi pennella per Fratti, che da buona posizione non inquadra il bersaglio. Ancora una volta punizione per il Pietracuta, battuto questa volta da Fabbri, con Rossi che appare incerto e all'Ilai da distanza ravvicinata mette incredibilmente al lato. Termina qui il primo tempo. Ripresa, si riparte con il protagonista di chiusura di prima frazione di gioco, all'Ilai, direttamente dal calcio piazzato, trova l'angolino vincente alla destra di Rossi. Questa volta il portiere nulla può sul bolide del numero 7 rosso-blu. La risposta dell'Igea arriva da calcio d'angolo, dove Zanotti risponde presente, saccando di testa l'assist del compagno. Questa volta a festeggiare sono i ragazzi di casa, per buona pace del tecnico Fregnani. Diciamo che il risultato ci può stare, rimane un grosso amaro in bocca, perché essere passati in vantaggio su questo campo molto difficile, anche molto difficile anche proprio come terreno di gioco, era tanta cosa, soprattutto per noi, però un merito all'avversario e anche a noi, vuol dire che andremo a braccetto anche per le prossime mezze domeniche. Dobbiamo avere più forza di loro e di altri, perché anche sotto abbiamo visto che ci sono squadre che stanno venendo su, che stanno ritrovando. Sulla punizione della Motta, che è un comodo pallone per la Sanni, termina una gara piacevole con il Pietracuta, che ha dimostrato maggior potenziale offensivo e qualità, mentre l'Igea risulta essere più squadra per la propria compattezza, che ne fanno non a caso la principale forza di questo torneo assieme proprio ai rossoblu.